Maroni, lei qualche tempo fa ha detto che la gente non percepisce l'Europa come un'opportunità, quindi ha detto voglio guidare l'opinione pubblica per un'Europa diversa. Che percorso ha intenzione di fare per questo? Stiamo come Lega definendo le strategie. Matteo Salvini fa la battaglia contro l'euro e contro questa Europa. Sappiamo bene qual è la nostra Europa, quella che vogliamo, l'Europa dei popoli e l'Europa delle regioni. E noi come governatori, io e Luca Zaia, stiamo lavorando in questa direzione sul piano della macroregione. È una realtà che si sta concretizzando, che si sta avverando. A novembre ospiterò io in Regione Lombardia la riunione di tutti i presidenti delle 46 regioni che formeranno la macroregione delle Alpi. Quella è la rivoluzione, quella è la nuova Europa, quello è il cambiamento vero. Non possiamo aspettarci un cambiamento dei burocrati, da chi a Bruxelles governa e spende i nostri soldi. Dobbiamo essere noi, come sempre, dal basso, dal territorio. E questa via, la macroregione delle Alpi, può essere davvero la rivoluzione perché mette assieme le regioni del nord Italia, la Lombardia, il Piemonte, il Veneto, il Friuli e le altre regioni del centro Europa che come noi sono virtuose e pone fine e può porre fine all'Europa degli Stati. Ecco, tutto questo si sta avverando ed è coerente con la visione che la Lega ha avuto anni fa quando contestava già questa Europa, l'Europa degli Stati, l'Europa delle burocrazie e parlava di Europa delle regioni dei popoli. Quale moneta? Lei ha detto che, per esempio, che l'euro non deve essere un dogma. Ma ci sono dei 28 paesi membri dell'Unione Europea, molti sono fuori dall'euro, la Gran Bretagna è fuori e non mi pare che sia in recessione. Quindi c'è un'alternativa, ci può essere un'alternativa. Noi come regione abbiamo approvato una legge che istituisce una moneta complementare, che può essere un'alternativa all'euro. È possibile? Sì, non è un dogma e quella è la strada che noi stiamo percorrendo. Il lavoro, il 1° maggio Salvini qui ha incontrato i lavoratori, lei ha incontrato anche i lavoratori a Malpensa, insomma gli hanno chiesto anche, ha accolto la loro richiesta per l'Expo, ha parlato di Dot Expo. Sì, questo è relativamente ai lavoratori, creare opportunità, la questione di creare opportunità di lavoro per l'Expo e per i giovani. Dobbiamo introdurre degli strumenti innovativi, ci stiamo lavorando con i sindacati perché quello di Expo poi possa essere un modello che si estende a tutti i contratti di lavoro in Lombardia. Il problema è questo, il problema non è quale norma fare o creare lavoro per legge o per decreto, è fare in modo che le nostre imprese possano creare posti di lavoro e bisogna quindi abbassare la pressione fiscale. Questo è compito del governo e purtroppo non lo sta facendo. È un governo carosello questo, che fa spot ma non risolve i problemi. Quindi sul decreto lavoro approvato, cioè che è stato discusso in Senato, ieri Alfano ha detto abbiamo messo più biagi e abbiamo smontato la legge Fornero, è così? Non c'è bisogno di mettere più biagi nella legge, c'è già la riforma biagi, l'ho fatta approvare io e non è stata applicata, sono tutti spot questi qua, no? Il governo carosello che fa spot, il problema si risolve in un modo molto semplice, abbassando le tasse, lasciando in Lombardia i soldi pagati dai cittadini lombardi, questa è la rivoluzione, questo è ciò che vogliamo fare e ciò che faremo, ma il governo è un governo ostile da questo punto di vista. Una domanda, non posso fargliela, l'emergenza siriani, è stata chiamata in causa anche in causa la regione, cosa pensate di fare? In che senso è stata chiamata in causa? Dunque anche l'assessore alla sicurezza del Comune di Milano ha detto che anche la regione insomma si deve muovere, deve fare. No, noi non ci muoviamo, noi non siamo stati coinvolti, non è questo il modo e non è questo il metodo. Quando io ho avuto dal Ministro dell'Interno questi problemi ho fatto una cosa molto semplice, ho chiamato tutte le regioni attorno a un tavolo per condividere con loro questo problema. Io non accetto che arrivi da Roma un volo, un aereo, un treno carico di presunti profughi che il prefetto mi chiami e mi dica devi metterli di qua, di là, di su e di giù. Non funziona così. Io sono stato eletto dal popolo, Renzi no e i prefetti nemmeno. Quindi io non accetto di essere convocato al tavolo per
che qualcuno di questi qua mi dica che cosa devo fare. Non si gestisce così, la Regione non è disponibile a gestire così questa emergenza e spero che tutti i sindaci facciano come chi ha scritto al Ministro Alfano dicendo noi non li vogliamo più. I sindaci lombardi devono fare questo.